tutti cari amici, oggi vi parlo della potatura del melograno. Vediamo quali sono le operazioni da fare. Si tratta di una pianta allevata ad alberello, ma ha un tronco solo con delle branche che partono a diverse angolazioni. Bene, adesso vediamo oggi intanto come regolare la forma e diamo un'occhiata alla pianta per vedere come si presenta. Ecco, quello che possiamo notare è che alla base c'è un vecchio pollone che si è inserito in mezzo alla chioma. Poi altra cosa, vediamo che la chioma è molto chiusa, molto fitta, quindi le operazioni che andremo a fare saranno quelle di svuotare un pochino il centro, togliere qualche dicotomia, scegliere le cime ed eventualmente raccorciare le branchette laterali. Cosa fondamentale quando si porta il melograno è quella di munirsi di un paio di guanti e degli occhiali protettivi, perché come sapete tutti il melograno ha delle spine che sono molto insidiose, quindi premuniamoci di queste protezioni prima di iniziare a lavorare sul melograno. Bene, detto questo, cominciamo con il primo intervento, che è quello di eliminare quel pollone che vi dicevo che mi va a chiudere la chioma. Il primo intervento è l'eliminazione di questi polloni, quindi questo è questo grosso qua. Ecco, una dicotomia che possiamo togliere è questa qua. Vedete che ci sono tre branche, una vicino all'altra. Quindi questa qua la toglieremo. Chiaramente questo che stiamo facendo oggi è un intervento un po' straordinario, perché queste piante sono state lasciate a se stesse per parecchio tempo. Quindi oggi faremo degli interventi un po' straordinari, se volete anche un po' drastici, ma dobbiamo cercare di riformare questo posto. Ecco, abbiamo allargato questo angolo, abbiamo fatto un po' di aria. Ecco, su questo punto vedete che c'è anche qua una branca eccessivamente grossa, quindi questa la tolgo. Altre dicotomie troviamo su questa branca, quindi vedete che qua c'è uno sdoppiamento. Elimineremo quello che va verso il centro e lasceremo quello esterno. Anche qua vedete c'è uno sdoppiamento, quindi possiamo decidere di eliminare questo. E dare linearità alla branca. Dopodiché le branchette secondarie possono essere ridotte, quindi toglieremo quelli che nascono sul dorso, faremo dei tagli di ritorno per rinnovare la branca. In alto vedete che abbiamo queste due branchette laterali che vanno eliminate perché si infoltisce la cima. Qua in alto abbiamo tre cime, lasceremo una sola.
Anche qua abbiamo uno sdoppiamento, quindi liberiamo da queste branche secondarie troppo grosse. Qua in cima vedete che ce ne sono due, lasceremo solo uno. Ecco, anche qua su questo punto vedete che partono diverse branche. Togliamo le concorrenze, facciamo dei tagli di ritorno su queste branchette. Anche qua in alto vedete ci sono questa branchetta che è in concorrenza con questa, anzi direi che questa branca laterale ha preso sopravvento sull'asse principale, quindi qua faremo la scelta, direi che essendo migliore quello laterale questo lo elimineremo. Sull'asse principale vediamo che anche qua ci sono tre cime, lasceremo solo una. Ecco, su questa cima anche qua vedete che c'è troppa roba, direi che questa è molto grossa, quindi la toglieremo. Poi è verticale, qua abbiamo diverse, toglieremo questo succhione nato sul dorso, lì facciamo un diradamento su queste branchette. Allora, questa è la branchetta sovrapposta e in alto vedete abbiamo anche come sempre tre cime, ne lasceremo solo una. Ecco, su questa branca laterale adesso interveniamo su questa qua, perché intanto si vede che ci sono delle rotture dovute al passaggio delle macchine. Quindi magari per quest'anno possiamo ridurla qua. L'anno prossimo la ridurremo in questo punto qua. Quello che dobbiamo fare invece è adesso cercare di indirizzare queste branche allargando l'angolo e cercando di riportare indietro questa. Quindi allora adesso io ci metterò dei divaricatori tra una branca e l'altra per avere una disposizione più omogenea. Ecco, su queste due branche metteremo un divaricatore per allargare l'angolo, così. Questo dovrebbe andare da questa parte. Ecco, infine dobbiamo allargare questo. Metteremo uno qua per cercare di spostare questo verso questa parte qua. Quindi l'abbiamo allargato di qua, adesso siccome deve stare così ci vuole un tirante che me la porti verso questa parte qua. A questo punto cercheremo di, con un legaccio, di spingere questa branca verso questa parte, perché è troppo aperta. Togliamo l'eccesso, non buttiamone per terra ma portiamoli fuori dal potere. Ecco, bene signore, direi che per questa pianta la potatura è finita. Si è trattato di un intervento un po' straordinario.
perché abbiamo dovuto riformarla e quindi effettuare qualche taglio un po' grosso.